Salve, buongiorno. È il primo giorno in cui vengono vaccinati i bambini all'Abdor e Nunziata? No, l'iniziativa delle vaccinazioni per i bambini di 5 a 11 anni è partita il 16 dicembre su iniziativa del governatore De Luca, e questo però sarà l'ultimo giorno che i bambini saranno vaccinati presso l'Abdor di Torre Nunziata, perché dalla prossima settimana ci trasferiremo all'Abdor vaccinale di Bosco Trecase presso la palestra della scuola media Cardinal Prisco. Questo perché questo centro vaccinale sarà dedicato interamente agli adulti. Che affluenza ci sarà qua all'Abdor Annunziata, secondo Ma lei? per quanto riguarda i bambini, mediamente preventiviamo un'affluenza dai 100 ai 120 bambini, quindi 120 dosi ogni turno. Avete fatto una campagna vaccinale per invogliare i genitori a far vaccinare i propri figli? Tra i compiti dei pediatri di libera scelta c'è proprio quello di creare quello che è definito il counseling, cioè l'informazione, e favorire che i genitori accettino che i propri figli siano vaccinati. Sembra un paradosso, ma i bambini di età 8, 9, 10 anni sono ormai stanchi di essere tamponati continuamente, sono loro a chiedere di fare il vaccino per difendersi dal Covid. Che cosa vuole dire ai genitori che di propria scelta non vogliono vaccinare i propri figli? Oggi, visto che stiamo affrontando un momento estremamente critico, i bambini rappresentano il serbatoio di trasmissione del virus SARS-CoV-2 ed è l'unica arma che abbiamo nelle nostre mani, quindi li invito veramente con tutto il cuore a vaccinare i propri Quali sono le domande più frequenti che le pongono i genitori sul vaccino Covid figli. La oppure? preoccupazione principale è che questo vaccino potrebbe in qualche modo determinare dell'alterazione del genoma, quindi avere degli effetti a distanza. E noi rassicuriamo i genitori che questo non è assolutamente vero. Il vaccino che viene fatto ai bambini è un vaccino Pfizer, un mRNA messaggero, che penetrato nell'organismo poi viene automaticamente a distruggersi, quindi non dà nessuna conseguenza per quanto concerne la vita da adulti. Vaccinare questa facilità, quindi tra 5 e 11 anni, Sì. potrebbe abbassare l'attuale curva di contagi del Covid? Assolutamente sì, è fondamentale vaccinare i bambini di questa età. Se le vede, molte scuole sono in difficoltà perché sono entrate molte classi, perché questi bambini rappresentano, come dicevo prima, il serbatoio del virus. Perfetto, grazie. È stato un piacere.